Io sono la luce del mondo. Cari fratelli, lasciamoci guidare dalla Trinità attraverso la liturgia, in particolare attraverso il Vangelo. Lasciamoci illuminare dalla Trinità. E anzitutto lasciamoci illuminare da Dio per chi siamo noi veramente. Guardiamo chi siamo noi da noi stessi in questo cieco. Guardiamo in profondità, illuminati dalla Trinità, rendiamoci conto che da noi siamo spiritualmente ciechi, siamo spiritualmente malati, siamo grandi peccatori. Apriamoci alla vera umiltà che Dio ci vuole donare per farci capire chi siamo da noi stessi. Apriamoci alla vera sapienza che è unita alla umiltà. Occorre umiltà, cari fratelli, per riconoscere chi siamo davvero. L'umiltà e la sapienza ad essa unita fanno che ci stimiamo sempre i maggiori peccatori del mondo e quindi i più grandi carnefici di Cristo. Santa Caterina da Siena non solo si metteva sotto alla più vile delle anime e desiderava incessantemente di essere considerata come l'ultima di tutte, ma credeva fermamente di essere la causa di tutti i mali altrui. Ogni volta che pensava alle iniquità e alle sventure del mondo in generale o di ciascun individuo in particolare, ne attribuiva a se stessa la colpa dicendo: «Sei tu la causa di tutti questi mali, rientra dunque in te stessa e piangi le tue colpe ai piedi del Signore». E la Santa ciò spiegava dicendo che ella aveva male corrisposto ai disegni di Dio sopra l'anima sua. Scrive Santa Teresa: «Non credere di aver fatto profitto nella perfezione se non ti consideri come il peggiore di tutti e non desideri di essere messo dietro a tutti». Le anime che sono veramente umili perché si trovano più illuminate dalla luce divina, così come esse maggiormente conoscono le divine perfezioni, così maggiormente vedono le loro miserie e peccati. Perciò i santi, con tutto che facessero vita così esemplare e così differente dagli uomini mondani, pure si chiamavano, non per esagerazione, ma con vero sentimento, i maggiori peccatori che vivessero nel mondo. L'umiltà fa che ci guardiamo bene dal preferirci mai a qualcuno. Basta credersi migliore degli altri per diventare peggiore di tutti. Così parimenti basta che taluno creda di avere grandi meriti per non averne più e perderli tutti. Il merito principale della nostra umiltà sta nel credere sinceramente di non averne e di non meritare altro che rimproveri e castighi. I doni e le grazie che Dio ci ha concessi non servirebbero che a farci condannare con maggior rigore nel giudizio se ce ne abusiamo con preferirci agli altri. Ma non basta il non anteporci ad alcuno, bisogna che ci stimiamo gli ultimi e i peggiori di tutti, perché noi certamente conosciamo già in noi tanti peccati, ma non sappiamo i peccati degli altri e non ci sono note le virtù occulte che forse tiene quella persona che disprezziamo. Perciò l'umiltà fa che ci stimiamo sempre i maggiori peccatori del mondo e fa che consideriamo che a proporzione dei lumi e dei doni che il Signore ci ha dati dovremmo a quest'ora essere santi. Cari fratelli, lasciamoci illuminare da Dio, rendiamoci conto di chi siamo davvero, accogliamo l'umiltà vera che Dio ci vuole donare e in questa umiltà e sapienza che Dio ci vuole donare dobbiamo renderci conto anche di un altro insegnamento che ci viene da questo Vangelo. Dio guarisce in Cristo questo cieco e fa che creda in Cristo e lo adori. Carissimi, Dio ci vuole donare di credere in Lui, ci vuole donare la fede dei santi,
ci vuole donare di trionfare sulla carne, sul diavolo, sul mondo che ci spingono alla incredulità. La Trinità ci vuole liberare dalla incredulità. La Trinità vuole donarci la luce della fede, vuole donarci la fede perfetta. Siamo in tempo di grande incredulità, cari fratelli. Il mondo in cui ci troviamo è come un fiume che trascina le persone alla incredulità e al peccato, ma Dio ci vuole rendere veramente credenti. Dio ci vuole donare la sua sapienza. La Trinità vuole venire in noi con la sua sapienza, con la sua luce, vuole riempirci della sua sapienza, della sua santità e quindi vuole riempirci di fede, anzi di più. La Trinità attraverso questa liturgia, attraverso questo Vangelo, vuole trasformarci in Cristo, perché attraverso di noi Dio possa agire, possa compiere segni e possa parlare attraverso di noi, sicché molti si convertano al vero Dio, sicché molti che ora non credono possano credere appunto attraverso di noi al vero Dio. Certo, da noi siamo deboli, ma Dio onnipotente, Dio vuole trasformarci in Cristo crocifisso, e in Lui vuole fare meraviglie di santità in noi e attraverso di noi. Attraverso l'Eucarestia la Trinità vuole trasformarci in Cristo, perché sia Dio ad agire in noi, sia Dio a parlare e a fare meraviglie in noi. Tutta la vita di Cristo fu croce e martirio, dice Sant'Alfonso de Liguori, ma fu anche beatitudine. Dunque Gesù ha compiuto questo miracolo della guarigione del cieco nato camminando sulla via della croce, e appunto attraverso la croce di Cristo, attraverso la nostra meditazione di essa, attraverso la nostra partecipazione piena ad essa, noi ci disponiamo pienamente perché Dio possa compiere meraviglie attraverso di noi. Sulla via della croce noi veniamo purificati per accogliere in pienezza la sapienza di Dio e Dio stesso in noi. Sulla via della croce Dio agisce e parla in pienezza attraverso i santi e vuole agire e parlare in pienezza attraverso di noi per la conversione degli uomini. A un parroco che si lamentava della indifferenza dei fedeli della sua comunità, il santo curato d'Ars, che con la sua santità aveva trasformato e convertito la sua parrocchia a Cristo, rispose: «Avete predicato, avete pregato, avete digiunato, vi siete disciplinato, avete dormito su duro giaciglio, finché non vi risolvete a fare questo, non avete diritto di lamentarvi. Solo se seguiamo Cristo sulla via della croce, ci disponiamo veramente, nella maniera più piena, ad essere strumenti di Dio per la conversione degli uomini». I santi lo hanno capito molto bene. Guardate bene la vita dei grandi santi. Più si univano a Gesù sulla via della croce, più Dio compiva meraviglie in loro. Dio vuole fare grandi cose in noi, cari fratelli, ma vuole che noi collaboriamo con Lui sulla via della croce. Perciò dobbiamo seguire Cristo sulla via della croce nella preghiera incessante, nella meditazione della parola di Dio, nell'accoglienza della divina sapienza, e quindi dobbiamo studiare la dottrina cattolica, la dobbiamo conoscere in profondità, dobbiamo studiare i buoni libri di dottrina cattolica, specie quelli che ci aiutano a difendere la fede cattolica e che ci aiutano a smascherare gli errori delle false religioni, ci aiutano a smascherare gli errori di coloro che attaccano la fede cattolica. Cari fratelli, dobbiamo conoscere la Sacra Scrittura, dobbiamo conoscere i miracoli e gli altri segni che il Signore compie e che la Chiesa riconosce. Vedete che nel Vangelo di oggi, attraverso un grande miracolo, appunto la guarigione del cieco, si compie questa grande conversione proprio del cieco stesso. In questo Vangelo ci sono
vedete, se noi lo esaminiamo bene, vediamo che sorgono tante questioni proprio intorno a questo miracolo fatto da Cristo. Quando però Gesù risusciterà Lazzaro, non ci saranno più questioni o discussioni. Troppo evidente sarà il segno e molti si convertiranno e crederanno in Cristo proprio attraverso quel grande miracolo. Cari fratelli, Dio compie questi grandi miracoli che noi conosciamo anche nei nostri tempi. Perché? Perché Dio vuole convertirci, ci dona segni per convertirci veramente a Lui, dona segni all'umanità perché l'umanità creda in Lui. Attraverso questi segni Dio ci parla, cari fratelli, Dio parla al mondo, quindi dobbiamo conoscere questi miracoli, dobbiamo diffondere questi miracoli, dobbiamo studiarli, dobbiamo pregare su di essi. Essi sono segni che Dio ci dona perché noi ci convertiamo, perché noi, come abbiamo detto prima, possiamo arrivare proprio a far vivere Dio in noi e Dio possa compiere segni, prodigi e miracoli anche attraverso di noi. Certo, siamo grandi peccatori, ma Dio è onnipotente. Nel Vangelo Gesù dice: se io non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre in me e io nel Padre. Le opere di Cristo, i miracoli in modo particolare, aiutano gli uomini a capire che Gesù è Dio. Conosciamoli, cari fratelli, studiamoli, però Gesù ci dice anche qualcos'altro nel Vangelo: chi crede in me compirà opere più grandi di quelle che io faccio. Cioè Gesù vuole compiere segni attraverso di noi, cari fratelli. Per questo dobbiamo seguire Cristo, dobbiamo essere veramente, ecco, obbedienti, docili allo Spirito Santo. Dobbiamo seguire Cristo sulla via della croce, nella fede, nella vera sapienza. Dobbiamo accogliere nel nostro cuore la sapienza della croce e perciò dobbiamo meditare la passione del Signore. I grandi santi, San Bonaventura, San Francesco d'Assisi, Sant'Alfonso, ci invitano a meditare spesso la passione. La meditazione della passione ci aiuta a convertirci, la meditazione della passione ci aiuta ad aprirci perché Dio possa compiere meraviglie in noi, cari fratelli. Dobbiamo seguire Cristo sulla via della croce, anche nella penitenza interiore ed esteriore, quindi nel digiuno, nelle mortificazioni che la Chiesa ci insegna, nelle mortificazioni che i santi ci insegnano. Dobbiamo seguire Cristo sulla via della croce nella misericordia spirituale e corporale, anche l'elemosina, no? Sapete, Signore, in questo periodo di Quaresima ci chiama la misericordia, in particolare all'elemosina. La Trinità Onnipotente vuole trasformarci in Cristo crocifisso, rendiamocene conto, vuole fare meraviglie in noi per la santificazione nostra e del mondo intero. Ma come detto, dobbiamo collaborare con Dio, cari fratelli, impegnandoci a pregare, impegnandoci a convertirci, credendo e quindi vivendo secondo il Vangelo, credendo fermamente, scacciando le tentazioni di incredulità. Dobbiamo collaborare con Dio impegnandoci a vivere secondo la Sua parola. Per questo vi raccomando, specie in questo periodo di Quaresima, di confessarvi bene. Confessatevi spesso durante l'anno e confessatevi bene dicendo tutti i peccati che avete fatto al confessore. Vedete, il diavolo ci toglie la vergogna per farci peccare e poi ci fa venire la vergogna quando ci confessiamo. Confessiamoci bene dicendo tutti i nostri peccati e poi, dopo una buona confessione, viviamo bene l'Eucarestia, preparandola bene. Johnny, ecco, voi state per ricevere la prima comunione, ricordatevi questo, preparatevi bene alla messa. Vivete la Santa Messa con fede, pregando, senza parlare durante la Messa, senza distrarvi. Quando è il momento della consacrazione, inginocchiatevi, adorate il Signore, offrite la vostra vita a Lui e dopo la Messa,
ringraziate lungamente il Signore perché la Trinità possa prendere pieno possesso di voi. Nel Vangelo abbiamo sentito più volte di persone possedute da Satana. Cari fratelli, Dio ci vuole possedere Lui stesso. Quindi apriamo il nostro cuore perché Dio possa realizzare meraviglie attraverso di noi. Vedete, la messa ha un valore infinito per la nostra conversione e santificazione, ma anche per la conversione del mondo, per la conversione delle persone lontane da Cristo che noi conosciamo, anche per aiutare i nostri fratelli defunti. La messa ha una potenza straordinaria, ha un valore infinito, cari fratelli. Preghiamo dunque proprio in questa Santa Messa in maniera particolare. Offriamo la nostra vita alla Trinità in questa Messa e proponiamoci oggi, aperti allo Spirito Santo, di essere santi come Dio vuole. Apriamo la nostra vita totalmente a Dio perché lo Spirito Santo, che in questa Messa si effonde, possa prendere possesso di noi, ci trasformi in Cristo e ci renda luce del mondo per Cristo, con Cristo e in Cristo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. E ora con questa fede rinnoviamo la nostra professione di fede trinitaria. Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore.